La street art fa la sua comparsa sul lungomare, già occupato dall'evento internazionale di skateboard Vans of the Wall Spring Classic. Sei creativi urbani di Napoli hanno decorato interamente un pullman di linea messo a disposizione dall'ANM. L'iniziativa parte dall'assessorato ai giovani, alla creatività e all'innovazione del Comune di Napoli ed in collaborazione con ANM, In World Osservatorio sulla Creatività Urbana e del Vans of the Wall Spring Classic, prendendo spunto dal tavolo tecnico sulla creatività urbana istituito dall'assessorato che sta lavorando al primo regolamento partecipato per la creatività urbana e la valorizzazione dei graffiti. Un modo di valorizzare una forma d'arte e di trasmettere il messaggio che non la vedi associata al vandalismo. L'autobus conserverà le decorazioni anche quando riprenderà la sua normale funzione, così come è stato oggi decorato alla Rotonda Diaz, nell'area in cui, fra l'altro, sono stati anche ripristinati i pennoni portabandiera. Queste pratiche mettono poi nell'ombra invece il gesto violento e privo di arte, privo assolutamente di delicatezza che può essere uno sfregio. Qui invece abbiamo delle opere d'arte. Abbiamo radunato tutti i writers e l'associazione, le ACU, le associazioni di creatività urbana della città a Palazzo San Giacomo, perché l'impronta del colore è la cura della bellezza delle cose, che libera l'etica, quindi il rispetto anche delle regole, e crediamo che quindi questo è una vera e propria prospettiva d'arte anche di sviluppo dei luoghi, delle cose e delle persone della città di Napoli. La carta andrà a disciplinare quelli che saranno le mura della nostra città, alcune saranno date in modo libero a writers, altre invece in modo più attenzionato saranno oggetto di progetti specifici artistici. Oggi, grazie all'ANM, abbiamo fatto che cosa? Il simbolo di quello che è un bene pubblico e quindi un nostro mezzo di trasporto sarà da oggi firmato da 6 firme autorevoli di quest'arte della nostra città, proprio per ricordarci tutto che colorare non è vandalizzare. Lo facciamo per una giornata che ha un valore aggiunto. Abbiamo realizzato, grazie al circolo del tennis, l'intervento di riqualificazione dei piloni, quindi tanta creatività, tanto colore, tanto lavoro su queste cose che parte dalla città di Napoli.